Parità di genere. Se ne parla spesso, forse anche troppo, ma questo significa che le differenze tra uomo e donna non sono state ancora superate, nonostante il dettato costituzionale sia chiaro. All'articolo 3 recita e sancisce un'uguaglianza non tanto formale ma sostanziale, un'uguaglianza che non vuole dire appiattimento ma avere le stesse possibilità, condizione indispensabile per raggiungere la pari dignità. I temi sono stati illustrati e dibattuti nel corso di un convegno organizzato da FIDAPA, Federazione Italiana Donne, Arte, Professioni e Affari, sezione di Chieti, con la collaborazione dell'Ordine degli Avvocati. Tra i relatori il professor Fabrizio Politi e la professoressa Silvia Ciucciovino. Li ascoltiamo entrambi. Questi articoli non rimangono scritti solo sulla carta, ma vengono attuati dalla legislazione successiva, vengono attuati dalle sentenze della Corte Costituzionale. Pensiamo all'accesso delle donne nel pubblico impiego, nella magistratura. Ancora nel 60-61 la legge prevedeva il primo requisito sesso maschile. Sarà una sentenza della Corte Costituzionale che, in ragione di quanto disposto all'articolo 3 della Costituzione, elimina questa barriera e apre una nuova stagione. Quindi una parità molto forte che trova il valore fondante nella Costituzione in quella dignità della persona, uomo o donna che sia, che la Costituzione tutela. Quindi noi dobbiamo non solo ribadire la necessità delle pari opportunità, ma anche un superamento di una visione prettamente maschile e maschilista, che veniamo fuori da millenni di maschilismo e quindi una società che molto ha fatto ma deve ancora crescere. La Costituzione ci traccia la strada di valore da percorrere, che è appunto quella della piena opportunità per tutte le persone, indipendentemente dal sesso, agli orientamenti politici, sessuali e ideologici e politici. Sulla retribuzione c'è ancora qualcosa da fare? Sicuramente il tema retributivo è uno dei più complessi da affrontare. La partecipazione al mercato del lavoro femminile è un problema, ma ancora più rilevante è il problema del pay gap, cioè della differenza retributiva, soprattutto sui livelli alti, sugli strati più alti della popolazione lavorativa. E questo si lega all'altro fenomeno del soffitto di cristallo, cioè che le donne partecipano sicuramente al mercato del lavoro, ma è come se a un certo punto nella scala professionale trovassero un momento di arresto. Quindi il differenziale retributivo rispecchia questa differenza sostanziale di ruoli anche professionali tra uomini e donne.